sicuramente la parola del 2022, una parola che avevamo quasi dimenticato. Prima di capire il perché, è il caso di ricordarne il significato. L'inflazione è l'aumento dei prezzi di beni e servizi nel tempo. Un fenomeno economico che ci tocca molto da vicino e misura l'aumento del cosiddetto costo della vita. Per fare un esempio, negli ultimi mesi l'inflazione è stata trainata dall'aumento del costo dell'energia, che ha fatto alzare sia le bollette di gas ed elettricità, sia i prezzi di alcuni prodotti di prima necessità. Dalla fine del 2021 l'inflazione è diventata il nemico pubblico numero uno delle banche centrali, Federal Reserve e Banca Centrale Europea. Perché? Nel corso del 2022 l'inflazione dei paesi sviluppati ha toccato il massimo degli ultimi 40 anni, raggiungendo una variazione annua del 9% negli Stati Uniti e di quasi l'11% in area euro, alimentata da un mix sfavorevole di fattori: la violenta ripartenza dell'economia a seguito del Covid, l'impennata delle materie prime, aggravata dallo scoppio della guerra in Ucraina, la presenza di colli di bottiglia lungo le catene produttive globali generati dai blocchi alla produzione in Cina, causati sempre dal Covid. Non solo, hanno contribuito anche le politiche monetarie espansive degli anni precedenti e i fondi europei stanziati per favorire la ripresa dopo la pandemia, che hanno messo in circolo molta liquidità e alimentato la domanda aggregata. Le banche centrali, di tutta risposta, hanno avviato il più rapido ciclo di rialzo dei tassi di interesse della storia recente. La combinazione di inflazione e politiche monetarie restrittive ha alimentato la volatilità sui mercati finanziari, penalizzando simultaneamente azioni e obbligazioni. L'andamento dei prezzi condiziona il potere di acquisto delle famiglie, l'andamento generale dell'economia e l'orientamento delle politiche monetarie. Un'inflazione troppo alta erode il potere di acquisto delle famiglie, impoverendole. Al contrario, un'inflazione troppo bassa o addirittura negativa, la deflazione, denota un eccessivo raffreddamento dell'attività economica. Un'inflazione positiva, ma non troppo alta, quindi, è desiderabile perché è un segnale di crescita economica. In epoca di tassi bassi, ad esempio, è più semplice ottenere prestiti, si hanno più investimenti e consumi, con il risultato di avere una maggiore crescita, una società più ricca e con un valore più alto di ciò che produce. Di conseguenza aumentano i prezzi e quindi l'inflazione. In questo caso, quindi, l'inflazione è buona. Tuttavia, se l'inflazione cresce troppo velocemente, il potere di acquisto non avrà il tempo di adattarsi. Inoltre, un valore di inflazione troppo alto rende la dinamica futura dei prezzi difficilmente prevedibile e l'incertezza, si sa, non è amica dei mercati finanziari. L'ideale, nell'ottica delle banche centrali, è un valore di inflazione moderatamente positivo, tipicamente il 2% su base annua, ritenuto dalla maggior parte delle banche centrali ottimale per garantire il corretto funzionamento del sistema economico. In prospettiva riteniamo che l'inflazione si incamminerà su un sentiero discendente, più rapido negli Stati Uniti, dove si stanno già registrando segnali incoraggianti in tal senso, rispetto all'area euro, penalizzata ancora dalla crisi energetica. Il processo sarà favorito dal rallentamento della crescita economica, alimentato dalle politiche monetarie restrittive, dal recente calo delle materie prime e dal venir meno dei colli di bottiglia nelle catene produttive globali. Il calo dell'inflazione, con ogni probabilità, dovrebbe permettere alle banche centrali di terminare il ciclo di rialzo dei tassi, consentendo la graduale stabilizzazione dei mercati finanziari.